Ora, come costruire un orologio? Sarà un orologio che una volta che noi lo faremo partire con la nostra solita bandierina verde ci mostrerà subito eh, l'orario del nostro computer, quindi non avremo bisogno di eh, regolarlo perché si autoregolerà eh, in base all'orario che noi abbiamo impostato sul nostro, eh, sul nostro computer eh, prepariamo il nostro, il, il nostro lavoro togliendo il solito gatto ok Vado ad importarmi un, uno, uno sprite, è un'immagine che ho preso da Pixabay, la centro per il nostro stage con 1.00, ok, vado a fare una piccola modifica tanto per mettere in evidenza le lancette e tutto, renderlo un po' più carino, ma in realtà possiamo anche tenerlo così volendo. Allora converto in bitmap per avere un cerchio più perfetto e meno sgranato, scelgo un colore, metto, scelgo un arancione così, tolgo il contorno che non mi serve del cerchio e disegno il cerchio in questo modo, lo allargo in modo da prendere un po' tutto, eh, facciamo anche così in modo tale che eh, impariamo anche un po' a utilizzare il Software grafico, il software di, insomma, di, di grafica che c'è all'interno di, di scratch. Ok, Porto, possiamo portare avanti e indietro i vari, le varie figure che noi andiamo a disegnare. E vedete, abbiamo il nostro. Disegno una, un altro sprite che è la lancetta dei secondi. Poi disegneremo anche i minuti e le ore, ma partiamo da questa. Scelgo la linea. Come colore della lancetta scelgo il rosso e aumento già il, la grandezza della, della, della lancetta, metto spessore 10. Okay, faccio un po' uno zoom per disegnare dritta la, questa lancetta partendo dal centro e disegniamo la lancetta ok va bene riduciamo un po lo zoom e si riselezioniamo e allunghiamo la lancetta verso l'alto perfetto e come al solito siamo partiti dal centro la posizioniamo al centro vedete che insomma siamo riusciti abbastanza a metterla al centro ok la nostra lancetta si deve spostare se avete visto anche gli altri, gli altri video quelli per il cronometro, la nostra lancetta si deve spostare su un angolo giro del nostro quadrante dell'orologio per ognuno dei vari segmenti che sono distanziati uno dall'altro di eh, 6 ⁇ okay? Quindi fino ad arrivare al 59 e poi il, eh, arriviamo al, eh, al, 6, al 60 e quindi torna sostanzialmente al 0. Bene, noi utilizzeremo per fare questa cosa, se andiamo in sensori, trovate la possibilità di, vi mostro il blocco, di avere eh, ora, minuti e secondi del attuale, quindi in questo momento sul mio PC se clicco vedete che... 4 secondi, 6 secondi, 7 secondi, 8 secondi, quindi ehm, noi dovremmo utilizzare questo blocco, io voglio utilizzare questo blocco in modo tale che quando sono ehm, 5 secondi il, la lancetta dovrà essere sulla posizione dell'1, quindi 1, 2, 3, 4, 5, ok? Quindi dovrà essere in questa posizione. Per fare questo... Eh, dovremo fare un calcolo. Io vi ho preparato un foglio eccolo qui dove ho già preparato dei calcoli, sostanzialmente avremo questa cosa vale per i secondi ma vale anche per i minuti perché sia i secondi che i minuti eh, come unità di misura abbiamo il 60 quindi al raggiungimento di 60 secondi passeremo un minuto, ai eh, 60 eh, minuti passeremo l'ora questa è la suddivisione del tempo mentre le ore sono divise in 12 eh, o 24 a seconda del, del sistema eh, quando la, abbiamo 0 secondi il, la lancetta deve essere sul nostro angolo giro in posizione 0, okay? così quando abbiamo un secondo dovrà essere a 6 ⁇ perché è 360 diviso 60 che sono i secondi, quindi abbiamo una distanza fra un segmento e l'altro di 6 ⁇ quando avremo 2 secondi dovrà essere in posizione 12 e così via così se ne andiamo a vedere quando avremo 40 secondi avrà una posizione di 2,40 e a 60 secondi quando tornerà a 0, scusate, tornerà a 360 perché chiaramente 60 per eh, 6 è 60 io di qui naturalmente ho fatto il calcolo di prova eh, per mostrarvelo più che altro, che per rendere più semplice poi quello che andremo a fare ed è il calcolo dei secondi per il numero dei gradi eh, per ottenere questa posizione, eh, semplicemente dovrò fare 2 eh, secondi per 6, andrà alla posizione 12. Ok, 2 gradi scusate 2 secondi per 6 che sono i gradi otterremo la posizione che è 12 così via quando abbiamo 16 secondi 16 secondi per 6 gradi okay, andremo alla posizione okay, di 96 gradi nel nostro angolo giro okay? allora torniamo al nostro orologio per fare il movimento dei secondi allora partiamo sempre con la bandierina verde Perfetto, e vedrete che avremo un errore, ma voglio farvelo vedere cosa succede. Perfetto, in questo modo. Poi prendiamo il eh, per sempre e utilizziamo il blocco eh, punta in direzione, okay? punta in direzione 90. Eh, abbiamo detto il secondo attuale per 6 secondi. Benissimo, allora utilizziamo il blocco aritmetico della moltiplicazione, il numero dei secondi mh? e lo moltiplichiamo per 6, e duplico un attimo questo per farvi vedere. Adesso noi siamo a 43 secondi, facciamo partire la lancetta, e la lancetta, però, allora, io so che è 48, ma invece è. A 36, 37, 38, 39 OK c'è un problema, vediamo quale potrebbe essere questo problema. Allora tolgo questo, il problema è semplicemente questo. Allora partiamo dalla posizione base, cioè i 0. Il 0 noi sappiamo che è qui, cioè dovrebbe essere sul 12. Quindi se noi mettiamo punta in direzione 0, lo stacco dal per sempre e proviamo a metterlo, ci clicco sopra punta in direzione 0 quindi 0 per 6 0 mi aspetterei di mandarlo qui in realtà vedete che si posiziona in questo modo questo perché dipende da come abbiamo disegnato il nostro sprite noi per comodità abbiamo disegnato la lancetta dritta perché lo facciamo partire da dritto in realtà se com come ho spiegato in altri video eh, scratch eh, considera la posizione Punta in direzione 90 gradi, la posizione di partenza del nostro, eh, ehm, del nostro sprite, quindi vedete, è già punta in alto, ok, punta verso il 12, come abbiamo disegnata. Questa scratch è la posizione 90, quindi, se io volessi farlo andare là, ok, dovrei ehm, dirgli 0 per eh, 6 che è la posizione. Eh, che dovrebbe essere la posizione iniziale però devo mettergli un correttivo okay, di 90 per farlo andare a 90 gradi vediamo se è vero prendiamo il blocco quello per l'addizione in questo modo e aggiungo tutto ok metto aggiungo 90 e provo a farlo puntare effettivamente mi va ok se fosse a 5 secondi ok sa è 6 12 18 ok andiamo a vederci la tabella per i 5 secondi chiaramente era 5 per 6 30 ok 6 12 18 24 30 benissimo torniamo al nostro scratch se noi qui mettiamo 30 secondi scusate Ehm, 5 secondi ok 5 secondi per 6 30 più 90 cosa succede? vediamo ci va esattamente là infatti se noi adesso gli diciamo di portarlo a 59 secondi quindi deve arrivare qui vediamo cosa succede ce lo porta di là ok eh, in questo modo abbiamo aggiunto questo correttivo proprio per questo problema in realtà se avessimo disegnato in maniera diversa eh, scratch potevo anche dovremmo dobbiamo tener conto insomma, di come abbiamo disegnato il nostro, eh, il nostro sprite ehm, adesso proviamo inseriamo al posto di quel 59 i secondi attuali riprendo il mio secondo attuale così per vedere quanto è adesso siamo 19 facciamo partire effettivamente 23 25 vedete che funziona 27 3 ok 31 vedete che la lancetta funziona benissimo questo lo possiamo togliere e vedete che il nostro orologio funziona naturalmente tutte le volte che lo facciamo partire parte dalla posizione ideale cioè la posizione dell'orario eh, attuale Aggiungiamo a questo punto anche le altre, ehm, le altre lancette, aggiungiamo quella dei minuti che è molto, eh, molto più semplice, per comodità cambio i nomi degli sprite, a questo punto eh, i secondi sono uguali ai, ehm, ai minuti, okay? eh, per comodità faccio tasto destro, duplica, rinomino. In classe, vi consiglio di far ripetere la cosa. Vado a modificare il costume del nostro sprite e lo coloro. Facciamo un verde, facciamo anche un po' più scuro. Se volete, aumentiamo leggermente la dimensione in questo modo. Naturalmente, dobbiamo andare poi, una volta che abbiamo sistemato il costume lo andiamo a dargli la posizione 0, 0, ok in modo tale che sia come al solito come dicevo centrato bene andiamo nel codice naturalmente cambiamo da portiamolo a minuti adesso il mio eh, orologio è impostato sulle 18 e 11 quindi la lancetta di minuti dovrebbe andare in questa posizione vediamo se è vero facciamo partire ed esattamente è lì ok vedete che la lancetta dei secondi prosegue benissimo facciamo in questo modo adesso facciamo le ore duplico andiamo in costumi modifichiamo cambio il colore lo porto sul blu ok porto la grandezza a 20 in modo che sia un po più larga posizione 00 benissimo, cambiamo scriviamo ore anzi la facciamo ancora un po' più larga perché altrimenti è nascosta ok, in questo modo va bene, poi potete sistemarla come meglio credete e facciamo forse i minuti un po' più piccoli ok, selezioniamo un po' meno ok, ciccio Così. va bene andiamo sul codice allora il codice però dobbiamo fare una modifica dobbiamo mettere l'ora naturalmente non è ogni 6 secondi ok andiamo a vedere dobbiamo modificare il, eh, il valore non è più 6 ma è 30 perché? perché noi calcoliamo torno su scratch Ok, qui abbiamo le ore 1 3 4 sono ognuno distanziati da 5 quindi è 30, 60, 90 e così via. Rimane il concetto della correzione per 90 gradi per la rotazione, ok? E ehm, dobbiamo moltiplicare per 30. Eh, noterete che eh, nel caso del, eh, dell'orario fino a. Uh, quindi uh, l'orario anglosassone, quindi da eh, AM, PM, quindi eh, mattino e pomeriggio dove abbiamo la, sempre la stessa numerazione, non è un grosso problema perché eh, 12 per 30 fa 360, torniamo in posizione 0 e così via non è un problema. Eh, nel caso della numerazione tipo quella italiana, 13, 14, 15, naturalmente la rotazione è superiore ai 360 gradi, ma non è un problema neanche questo perché se noi andiamo a vedere. Le 13 sono le 1, cioè 30 gradi, cosa vuol dire che i 390 non sono altro che i 360 più 30, ok? E così via. E così via, come i le 14 sono 360 più 60, ok. E via dicendo quindi in realtà è vero. Eh, noi, abbiamo, noi conteggiamo i 360 gradi, ma eh, superati scratch andrà avanti. Con, eh, se non gli diciamo di fare un angolo di 390 gradi, cosa farà? Farà un angolo più la, più la correzione, su, partendo dal, ehm, da quello che è la posizione di base di scratch. Cosa farà? Farà 360 gradi, ok, più 30 più i 90 ⁇ di correzione, quindi si posizionerà sulla posizione delle 1. Okay? Quindi basta sostituire questo 6 con 30, quindi l'ora attuale verrà moltiplicata per 30 più 90. Allora vi dicevo che io in questo momento sono le 18.15, quindi la lancetta delle ore andrà sulle 6, la lancetta dei minuti sul 3 e la lancetta dei secondi proseguirà da sola. Effettivamente, vedete che abbiamo questa, eh, questo giochino. Okay. Abbiamo sfruttato ehm, il, eh, uno dei sensori di, di Scratch che ci ritorna l'ora attuale della macchina su cui stiamo lavorando. E abbiamo giocato un po' con, con i gradi, eh, moltiplicando secondi e minuti per 6 gradi in base alla suddivisione. E i, le ore invece abbiamo moltiplicato per 30 ho preferito utilizzare il punto direzione che viene aggiornato ok? è un ciclo per sempre, ciclo per sempre. quindi in continuazione viene letto l'ora, il minuto e il secondo e eh, viene aggiornata la posizione in, in base al valore che viene letto moltiplicato per i gradi e la correzione sempre in gradi è abbastanza veloce da realizzare, e anche abbastanza diciamo semplice da, da spiegare. Bene, con questo chiudiamo e vi ringrazio, ci vediamo in prossimi video.